Good morning Genova, noi ci siamo, non sei sola. L'attività di consulenza legale, civile e penale è una delle risorse del centro per non subire violenza. In ambito penale, noi avvocate, prima di tutto diamo informazioni, ossia informiamo le donne sui propri diritti. Queste informazioni sono importanti perché solo se le donne conoscono i propri diritti e sanno di essere supportate per farli valere, possono intraprendere consapevolmente un percorso di uscita dalla violenza. Spieghiamo se è possibile fare querela, i tempi di presentazione della stessa, oppure se ci si trovi di fronte a reati perseguibili d'ufficio. Spieghiamo l'iter del procedimento, la possibilità di chiedere un risarcimento dei danni. I reati di cui maggiormente ci occupiamo sono i maltrattamenti in famiglia, gli atti persecutori, la violenza sessuale, le lesioni, le minacce, l'omesso mantenimento e recentemente anche il revenge porn e la diffamazione online. Diamo informazioni sul gratuito patrocinio e su importanti strumenti giudiziari. Per esempio, nell'ambito di un procedimento penale è possibile chiedere l'allontanamento da casa del maltrattante, o il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi della stessa frequentati, o il divieto di contatto. Sono molte le novità legislative in materia ed è importante che le donne le conoscano. Chi presenta querela ha diritto, per esempio, di essere informata delle fasi essenziali del procedimento penale e dell'eventuale vicenda cautelare, per esempio ha diritto di essere informata dell'eventuale scarcerazione o dell'eventuale cessazione delle misure restrittive applicate. Naturalmente questo percorso viene fatto insieme alle operatrici del centro, alle colleghe civiliste, alle psicologhe, alla responsabile della casa rifugio, perché è necessario che le donne si trovino in condizioni di sicurezza prima di iniziare delle azioni legali. E comunque ogni azione viene fatta insieme alla donna, nel pieno rispetto dei tempi e delle scelte di ognuna. Good morning, Genova.